It doesn't. Siamo appena usciti dalla grotta gigante e siccome abbiamo un sacco di tempo vi portiamo con noi al castello di Duino. Guardate che bontà, ho fatto il farro con le zucchine e i gamberi, meglio di così. E salsa teriyaki. E salsa teriyaki, E dopo questa mangiata pazzesca è il momento di entrare nel castello di Duino, che è conosciuto per aver ospitato numerosi personaggi illustri, tra cui D'Annunzio, Sissi, Liszt, Strauss e il poeta Rainer Maria Rilke, da cui prende il nome l'omonimo sentiero che faremo dopo il castello. Queste sono le rovine del vecchio castello risalente al X secolo, al quale è legata la leggenda della Dama Bianca. In un tempo remoto il castello di Duino era governato da un castellano geloso e feroce, marito di una bellissima dama. Per impedire che in sua assenza la sua bellezza potesse essere vista da altre persone, soleva rinchiuderla lontano da tutti, in una torre del castello. Un giorno, spinto da un attacco di gelosia, la scaraventò giù dalla torre. Si dice che il cielo, impietosito dalla sorte della dama, la trasformò in una roccia bianca prima che potesse toccare il mare. Questo meraviglioso castello che domina il Golfo di Trieste è stato costruito nel 1300 per volere di Ugone di Duino, in sostituzione del Castel Vecchio, e venne aperto al pubblico per volontà dei principi della Torre e Tasso. Sono oggi visitabili ben 18 sale arredate con mobili preziosi, ricche di documenti, stampe d'epoca, lettere e foto che raccontano la storia di questa famiglia. Molto bella è la collezione di strumenti, nonché il pianoforte suonato da Liszt. Ma lo è altrettanto la Scala Palladiana, un vero capolavoro architettonico. Salendo la torre si arriva a una grande terrazza da cui si può godere di una panoramica a 360 gradi. Consigliamo anche una passeggiata nel bellissimo parco, che ospita una ricca varietà di flora mediterranea e una grande fontana. Stiamo per entrare nel bunker del castello di Duino, costruito nel 1943 per la Kriegsmarine tedesca. Sentiero Rilke. E ce l'abbiamo fatta a venire anche qui. Questo sentiero, chiamato Sentiero Rilke dal nome del poeta che qui trovò ispirazione per comporre le Elige duinesi, è una delle passeggiate più belle e suggestive che si affacciano sul Golfo di Trieste. Dovete assolutamente godervi lo splendido panorama sedendovi sulle panchine lungo il sentiero. Questa nostra gittina si è appena conclusa. Però non è finita la nostra giornata, infatti adesso andiamo alla ricerca di un posticino dove riempire il nostro stomaco. Abbiamo trovato su TripAdvisor un posticino che si chiama La Giostra ed è in località Slivia. Fanno dei paninazzi pazzeschi da quanto abbiamo visto dalle foto, quindi non vediamo l'ora di provarli. Speriamo che anche questo video vi sia piaciuto. E se è così, non dimenticate di lasciarci un mi piace e soprattutto di iscrivervi cliccando il pulsantino qui sotto. Al prossimo video! Ciao! Ciao.